che si rompesse. Non preoccuparti, Holly. Lo aggiusterò io. Ho ancora la mia bacchetta magica, guarda. Ma tata Susina, te lo ricordi che la magia non è permessa in questa scuola? Oh, dai, non devi farti problemi. Nessuno se ne accorgerà. Ziggy, Zaghi, Zufo, aggiusta questo gufo. Ma cos'è stato questo rumore? Temo che si stia avvicinando una tempesta. L'importante è che voi due non stiate usando la magia. Ti posso assicurare, vecchio saggio elfo, che la principessa Holly non sta assolutamente usando la magia. Sei davvero una monella, tata Susina. Su, sta zitta. Adesso è il momento di pitturare i vostri giocattoli. Ricordatevi di essere precisi. Riuscire a pitturare bene è una cosa molto, molto difficile. Ci picchia. Fare qualsiasi cosa senza magia è molto difficile. Sta tranquilla, penso che tu lo possa usare solamente un pizzico di magia. Oh, ne sei proprio sicura? Fidati di me. Zig, Zag, Zora, pittura il giocattolo. Principessa, per caso hai appena usato la magia? No, vecchio saggio elfo, non lo farei mai! Credo che sia la tempesta che sta arrivando. Temo sia sempre più vicina a questo punto. Potete spiegarmi che cosa c'è di così divertente, bambini? Vecchio saggio elfo, che cosa dobbiamo fare adesso? È un'ottima domanda, Holly. È ora di pranzo! Oh! Temo che gli insetti non siano ammessi dentro il castello. È tutto a posto, tata Susina. Papà ha invitato Gastone a stare per un po' qui da noi. Oh, allora va bene. Fa come a casa tua, Gastone. Gastone! Gastone! Bella cucinella! Mi auguro che impari a pulirsi i piedi. Gastone non sta bene, tata. E non ha un posto dove andare. Comunque non sono certa che invitarlo sia stata una buona idea. Non preoccuparti, cara. Gastone non ci darà problemi. E dove si siederà per mangiare? Può usare questa piccola sedia. Tata, parli cucinellese. Che cosa dice? Gastone dice che quella sedia è troppo piccola. No! È la sedia della regina, quella! Non agitarti, tata! Alla regina non importa, vero, cara? Gastone dice che quella sedia è troppo dura. Veramente, Gastone, quella è la mia sedia. Dice che quella è assolutamente perfetta. Oh, cielo! Sembra di avere riccioli d'oro come ospite. Non preoccuparti, papà. Puoi sederti su questa piccola sedia. Gnam gnam! Grazie, tata. Già, questo cibo è davvero delizioso. Ora ci vuole del cibo per le coccinelle. Il nostro ospite sarà affamato. Per l'insetto pretenzioso, cibo verde e odoroso. È puzzolente! A Gastone, però, sembra piacere molto. E così vuole un secchio di crema pasticcera e un grande barattolo di cetrioli. Esatto. Lo sapevo. Non avrei dovuto chiamare uno gnomo. Cos'hanno che non va agli gnomi? Oh, fanno lavorare gli altri mentre loro dormono e mangiano. Brontoli di nuovo, tata? Che succede? Andiamo a fare un picnic? No, papà. Questo cibo è per il signor gnomo. E noi cosa mangeremo per cena, tata? Non c'è rimasto più niente, vostra maestà. Lo gnomo si sta mangiando tutto. Tata Susina, ricordati che al signor gnomo servono dei fiori di plastica, capito? Dei fiori di plastica? Sì, per il mulino a vento. Mulino a vento? È meglio che vada a vedere cosa sta combinando. Oh, ci picchia.
La ringrazio, vecchio saggio elfo. Non avrei saputo fare un lavoro migliore, bravissimo. Oh, guardate! Un piccolo ponte! A quanto vedo, ha lavorato sodo, signor gnomo. Certamente, vostra regalità. Allora, lei pensa che adesso potrà andarsene? Oh, beh, penso che non sia prudente che me ne vada, vostra regalità. Cosa? Forse sarebbe meglio che rimanessi qui per sempre. Ma è il mio campo da golf? Oh, vedrete che non vi intralcerò. Ma lei mi sta già intralciando. Oh, crema pasticcera e cetrioli. Non posso giocare a golf con tutte queste cose intorno. Ho trovato! A questo punto possiamo giocare a mini golf. Sì, a mini golf. Il mini golf è molto più divertente del golf classico. Sì. Paparino, vuoi che ti insegniamo noi due come si gioca a mini golf? È divertente. Io lo regolo ogni sera quando sento il suono delle campane. Di solito suonano all'incirca quest'ora. Da da dam da do di dam. Da 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 di dam. Oh, la mia pancia sta brontolando. Il che significa che è arrivata l'ora di cena. È ora di cena! È ora di cena! Le campane! Le campane! Devo regolare le lancette dell'orologio. Ma quella è solo Tata Susina! Che cosa vuoi dire? La tata suona la campanella ogni sera, quando arriva l'ora di cena. E come fa Tata Susina a essere sicura che è ora di cena? La sua pancia inizia a brontolare. Cosa? Vuoi dire che ho sempre regolato il grande orologio degli elfi in base al brontolio della pancia di una fata? Sì! A quanto pare la pancia di Tata Susina è estremamente precisa. È davvero ora di cena. Ciao, Ben! Ci vediamo domani, Holly! E la splendida principessa visse per sempre felice e contenta. La storia è finita. È ora di dormire, Holly. Ma papà, non ho ancora sentito il verso del gufo. Ed ecco il verso del gufo. E poi il feroce drago mangiò la strega. Così tutti quanti vissero per sempre felici e contenti. La storia è finita. È ora di dormire, Ben. Ma mamma, la mia sveglia non ha ancora suonato. È un procedimento molto lento. Per questo ci vuole una settimana per ottenere un sacco di farina. Perché non può andare più veloce? Le pale girano in base alla forza del vento. Quindi, se facciamo in modo che il vento soffi più forte, le pale girerebbero più velocemente, giusto? Oh, 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 certo! Ma non possiamo fare in modo che il vento soffi più forte. Io posso. Oh, un momento! Non sono sicuro che sia una buona idea usare la magia. Oh, smettila di brontolare. Faccio sempre attenzione quando devo interferire con gli agenti atmosferici. Tata Susina, posso fare un incantesimo anch'io? No, principessa Holly, tu sei troppo giovane per cimentarti in incantesimi sul tempo. Oh. Però puoi sempre osservare me e imparare come si fa. Soffia vento, fai il tuo dovere, usa la tua potenza e asseconda il mio volere. Ecco fatto, non avevo ragione io? Le pale stanno girando sempre più velocemente! Hai visto, vecchio saggio elfo? So sempre quello che faccio. A me è sembrato di sentire un tuono! Sei stata tu a crearlo, Tata Susina! Ma io? No! Non ho creato il tuono con la magia, solo il vento! Sei proprio sicura di non aver creato una tempesta, Tata Susina? Certo! Beh,
Vento, uragani, tempeste. Non è facile capire la differenza. Oh, stiamo producendo un po' troppa farina. Tra poco finiremo tutti i sacchi. Dimmi, tata Susina, questo tempo dir poco spaventoso. Seguitemi. È davvero molto carina. Non avvicinarti troppo, principessa Holly. Il suo respiro sta per risucchiarmi. Sbatti forte le ali. Come vi ho già detto, dobbiamo sempre fare molta attenzione. Questa è la parte più difficile. Dovrò tirare fuori il dente da sotto il suo cuscino, però senza svegliare la bambina, capito? Capito. Soffice cuscino, vola, vola, vola. Wow! Eccolo qui. È bloccato. Uno, due, tre, tira! Oh! Grazie, Ben. Questo è decisamente un gran bel dentone. Devi ancora mettere la monetina, tata. Eccola qui. Oh, no. Che succede? La bambina ci ha scritto una lettera. Che seccatura. Io adoro leggere le letterine. Ma i bambini vogliono sempre una risposta. Adesso dovremo tornare di nuovo. La posso leggere io? Cara fatina del dentino, deve essere bello vivere nella terra delle fate, ti piace? La terra delle fate? Questo sembra il tipico nome di un posto inventato. E chiede qualcosa sugli elfi? No, Ben, forse non c'era abbastanza spazio su questo foglio di carta. Però ha ancora scritto con affetto Lucy, è un nome bellissimo. Parla piano, ricorda principessa Holly, non dobbiamo svegliarla. Che cosa ne facciamo del dente adesso? Lo portiamo agli elfi, loro sapranno come prendersene cura. Da questa parte! Speriamo di non dover perdere troppo tempo. Lasciamo il dente e ce ne andiamo subito. Buonasera, posso esservi d'aiuto? Da da, tu da di da. Da 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 da, dum da di da. Da 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 di da di da. Tata Susina! Tata Susina! Salve, principessa Holly! Com'è andata la lezione? È stato bello! So tutto sulle rane e su come nascono. E ho anche dei compiti da fare, non vedo l'ora! Bene, mi fa piacere. Salve, tata Susina! Dove vuoi che metta queste uova? Oh, santo cielo, in nessun posto! Ma hai sempre detto che devo imparare tutto sulla natura, tata! È vero! Ma non pensavo che l'avresti fatto nella mia cucina. Oggi è stato fantastico, mamma. Abbiamo imparato tutto sulle rane e ho anche i compiti da fare. Non è bello? È splendido, tesoro. Buonanotte. Buonanotte, mammina. Wow, è mattina! Buongiorno, piccole uova. Oh, e questi pesciolini da dove arrivano? Quelli non sono dei pesci, sono dei girini, Holly. Ciao, girini, come va? Che cosa sono i girini? Sono cuccioli di rana. Nella notte le uova si sono dischiuse. Wow! Io di rane ne so parecchio. Vedrai che domani ci saranno novità. Oh! Nascono come uova e poi si trasformano in girini che sembrano dei pesciolini con la coda lunga. Oh, oh, ne sai davvero molto sulle rane, tesoro. Grazie alla tata, mi sta insegnando molte cose. Ti piacciono le rane, papà? Ma certo, finché restano nel loro stagno e non mi vengono vicino, possono essere viscide e un po' disgustose. Ma papà! Buonanotte, Holly. Cerca di fermarlo subito! Zigidi, zigidi, zop! Stop, stop, stop! Per fortuna, così va meglio! Oh! Scusate, dov'è il gelato che ci avete promesso? Oh, per l'indirizzina! Ah!
di fermarlo, Tata, ma è stato ancora peggio. Beh, per fortuna il re e la regina non sono qui per vedere questo pasticcio. Oh! Sono il re e la regina. Urrà! Che bello vedere che vi siete riuniti per darci il benvenuto. Lasciate che sia il primo ad esprimervi quanto è grande la nostra gioia nel sapere che siete tornati al castello. Comunque, mentre eravate via... Sì, certo. Ora sono un po' stanco, quindi se volete scusarmi... Ah, fermo! Potreste andare a fare una passeggiata, vostra maestà? Devo ancora finire di pulire a fondo il castello. Grazie, tata Susina, ma adesso ho solo voglia di farmi un bel bagno caldo. Oh! È gelato! Mi dispiace, papà, è stata tutta quanta colpa mia! Ho cercato di essere una buona regina e di rendere tutti felici, ma è più difficile di quanto pensassi! Sì, Holly, so che è difficile, soprattutto con gli elfi, perché loro non sono mai felici! Noi siamo sempre felici quando ci teniamo occupati! Agli elfi piace essere occupati! E noi siamo elfi! In questo... Che cosa ha detto la pecora? La pecora ha detto beh. Ma cosa vuol dire beh, Tata? Beh, vuol dire beh. Anche le pecore sono animali piuttosto stupidi. Invece Rex è intelligente. Chi è Rex? A lui piaci molto. Grazie, ne sono lusingato. Rex è un cane pastore, guardate. Ora sta radunando tutte le pecore e poi le porta al sicuro nel loro recinto. Wow! Vorrebbe provarci anche Gastone. Tu sei troppo piccolo per radunare le pecore, Gastone. Wow! Che cos'è questo rumore? La luce è andata via. Lei è Bessie. Scusa, chi sarebbe Bessie? Bessie è la mia mucca. Una mucca! Anche a lei piace molto. E allora, bambini, chi sa dirmi che cosa ci fornisce la mucca? Una bella leccata. Sì? E che cos'altro? Il latte! Risposta esatta! Ma non ne ha portato neanche un po', Conci? Invece sì, guardate bene. Non preoccuparti, Bessie, lo farò molto delicatamente. Wow! Adesso lo avete visto anche voi. Ecco da dove viene il latte, bambini. Dalla mucca. Un'altra cosa interessante da sapere sulle mucche è che si mettono a sedere quando sta per piovere. Oh, tata Susina, questa è soltanto una diceria delle fate. Ma è vero. Le mucche si... Oh, un uccellino. Ottimo! Adesso la mamma sentirà il richiamo del piccolo e verrà qui a prenderlo. Io posso tornare al mio lavoro. Guardate! L'uccellino sta seguendo tata Susina. È normale, perché di solito la prima cosa che vede un uccellino è la sua mamma. E la prima cosa che ha visto lui è la tata. E così crede che la tata sia la sua mamma. Ma io non sono una mamma uccello. Il piccolo è affamato e la mamma uccello dovrebbe nutrirlo. Non ho con me del cibo. Cosa mangia un uccellino? Vermi e piccoli insetti. Gastone è un insetto. Attento, Gastone, forse è il caso che tu ti allontani un po'. Sarà meglio trovare subito dei vermi. E come? Usando il richiamo per vermi. Fate così. I vermi credono che stia piovendo e salgono in superficie. Guardate, un verme! È scappato via! Non dobbiamo darci per vinti.
Proviamo di nuovo. Eccone un altro. Io mi arrendo. Sono difficili da prendere. Ma questo piccolo uccellino è molto affamato. Dobbiamo assolutamente trovare la sua mamma. Di solito le mamme uccello arrivano quando i piccoli le chiamano. Ma non cinguetta abbastanza forte. Tata, usa la magia, fallo cinguettare. Spero tanto che Ben non faccia cadere l'asticella. Se non la metteranno troppo in alto, sono sicura che ce la farà. Oh, perbacco! Lizzy, l'elfo! Forza, Lizzy! Salta più che puoi! Urrà! E adesso, Ben, l'elfo! Se perderà di nuovo, temo che ci rimarrà davvero molto male. Non ti preoccupare. Gli daremo un piccolissimo aiuto con un po' di magia. Ma Tata Susina, la magia non si può usare qui, lo sai? Rilassati, nessuno se ne accorgerà. Sei proprio sicura che nessuno se ne accorgerà, Tata? Fidati di me. Urrà! Sei stato bravissimo, Ben! Hai visto? Io te l'avevo detto che nessuno se ne sarebbe accorto. Qualcuno qui ha appena usato la magia. L'ha scoperto. Ok, ma non può sapere che sono stata io. Scusa, Tata Susina. Buongiorno. Prenderò io la tua bacchetta magica, se non ti dispiace. E tu, Ben l'elfo, sei squalificato dalla gara di salto in alto. Ma questo non è giusto, però. Il regolamento dice a chiare lettere che l'uso della magia è proibito durante i giochi degli elfi. Ma non è stata colpa di Ben. È stata una mia idea. Scusami, Ben. Avevamo paura che perdessi. Avrei potuto vincere la corsa e anche il salto in alto. Adesso non potrò vincere più niente. Scegliete il vostro compagno per l'ultima gara di oggi. La carriola sulle mani. Oh, perbacco. Ben non ha una compagna. Senti, posso essere io la tua compagna, Ben? Ti prometto solennemente che non userò la magia e non volerò. No! Oggi hai già combinato... Tata Susina, sei sicura che quella foglia possa reggere il tuo peso? Il mio peso? Caro ragazzo, ti comunico che sono leggera come una piuma. Scusatemi, dove ero rimasta? L'ultima cosa che hai detto è stata... Vedete, persino io sono in difficoltà quando il vento... È questo il verso che hai fatto quando il vento ti ha portato via? Certo, grazie, Fragolina. Persino io sono in difficoltà quando... Tata, è tutto a posto? Sì, perlomeno sono asciutta. Le sue ali sono bagnate fradice. Non può volare. Già, quindi è bloccata su quella piccola isola. Tata Susina, sei pronta a essere salvata ora? No, aspetterò che le mie ali si asciughino e poi volerò lì da voi. Forse quell'uccello sta cercando dei vermi. Spero che la signora uccello ora non scambi me per un verme. Tata Susina è in un nido di uccellini. Non c'è alcun pericolo finché le uova non si schiuderanno. Ecco, appunto. Oh no, gli uccellini sembrano affamati. Oh, ci picchia, le ali sono ancora bagnate. Tata Susina! È un po' spiacevole, ma in fondo è solo fango. Veramente credo che siano sabbie mobili. Tata Susina sta sprofondando sottoterra. Ben, sono pronto per il salvataggio adesso. Fantastico! Decolla, Gastone! Presto, sbrigati! Aiuto! Aiuto, aiutatemi! Qualcuno mi aiuti! Aiuto, aiuto!
quello cos'era? Sta ridendo? Non so, forse... Splendido! Avanti, andiamo a divertirci! Aiuto! Felice giorno degli scherzi! Non è affatto divertente, vecchio saggio elfo! Oh, davvero? Mi dispiace molto, tata Susina! Se posso permettermi, oggi sei veramente bellissima! Cosa? Scommetto che è un altro scherzo assurdo! No, davvero! Oh, credimi, sei così carina! Posso farti una fotografia, tata? Oh, beh, ma certo, perché no? Oh, ti ringrazio, sei molto gentile! Dici... Cosa? È formaggio puzzolente degli elfi. Ha un odore terribile. Già, in effetti è il più puzzolente tra i nostri formaggi. Non mi fa ridere neanche un po', signor vecchio saggio. Oh, com'è possibile? Credo proprio che ti trasformerò in una lumaca. Ma tata, hai detto mai vendicarsi con un incantesimo? Non mi sto vendicando. Tra l'altro, dov'è la mia bacchetta? Oh, dai, tata, era solo uno scherzo. Certo, e questo è un altro scherzo. Da elfo a lumaco. Cattiva, tata. Mi ripeti sempre, quando sei arrabbiata non fare magie. Sbagliavo. Felice giorno degli scherzi degli elfi, vecchia saggia lumaca. Tata, per favore, ti posso fare una domanda sugli incantesimi? Una domanda? Naturalmente. Tata, una mia carissima amica per sbaglio ha rotto una cosa e ora vorrebbe aggiustarla. Mi insegni un incantesimo? Conosco questa tua amica? No, lei è un folletto e abita molto, molto lontano. Tu non la conosci affatto. Era una cosa speciale quella che la tua amica ha rotto? Sì. Sei proprio sicura che non l'abbia fatto apposta? No, è stato un incidente, non volevo romperla davvero. Oh, capisco. Sei tu che l'hai rotta. Oh, tata, ti giuro che non volevo, devi credermi. Non è poi così grave, non preoccuparti. Invece sì, è molto grave. Non essere sciocca, non avrai mica rotto la teiera della regina. Che cosa avete rotto? Esattamente quella. Oh. La mammina ora diventerà così triste. Però l'abbiamo aggiustata. Beh, credo sia tutto a posto allora. Sì, ma vedi, non è esattamente uguale a prima, purtroppo. Oh. Ti prego, puoi ripararla, tata? Sta tranquilla, vedrai, risolveremo tutto. Sapevo che tata Susina avrebbe potuto aggiustarla. Ma non intendo aggiustarla. Comprerai una nuova teiera, allora? No, c'è una soluzione molto più semplice. Quale sarebbe? Dirlo alla regina. Scusate, vostra maestà. Che cosa c'è, tata? Sfortunatamente, devo dirvi che è successo un incidente. Un incidente? E quale? Mi dispiace davvero, ma purtroppo la vostra teiera si è rotta. Oh, sta parlando della teiera che nessuno di voi doveva toccare? Sì, esatto. Tata Susina, le avevo detto di non spolverare il servizio da te. Sì, vostra maestà. Credo. Che cosa è successo, Holly? Lo sai che ti ho cercata dappertutto? Scusa, tata Susina, ma Ben continua ad andarsene in giro e quindi abbiamo dovuto cercarlo ovunque. Capisco. Dov'è il ranocchio, quello che devo trasformare in Ben? Eccolo! Ma quello è un coniglio. Ben era un ranocchio, poi un uccellino. E ora, come vedi, si è trasformato in un bel coniglietto. Abbiamo tentato di tutto, davvero. Questo dimostra che entrambe dovete esercitarvi di più con la magia. Sì, tata Susina. Le fate della vostra età dovrebbero essere in grado di fare semplici incantesimi. Sì, tata Susina. Guardate e imparate. Quando l'avete trasformato in un ranocchio, abracadabrola, non sarebbe dovuto diventare un uccello, dabrola da. E di certo nemmeno trasformarsi in coniglio, abracadabrola.
No, fin dall'inizio sarebbe dovuto tornare ad essere Ben. Abracadabrola dabrola du. Urrà! Oh, sono così felice che sia finita. Vedete, ragazze? È facilissimo. Chiunque lo può fare. Ok, posso provarci di nuovo? No, se davvero chiunque lo può fare, voglio provarci io. Oh, va bene. Holly, dà a Ben la tua bacchetta. Ma gli elfi non sanno fare le magie. Vorrei comunque fare un tentativo, solo per questa volta. Questo è lo spirito giusto, Ben. Vieni qui, Ranocchia. Abracadabrola. Oh, per un attimo ho pensato che Ben volesse trasformarci in ranocchie. Abracadabrola. È inutile, non ci riesco proprio. Gli elfi non sanno fare le magie. Magari hai solamente bisogno di un pizzico di aiuto magico per riuscirci. Ciao, Holly! Sto aiutando il mio papà nel suo lavoro. Oggi ha molto da fare. Grazie, signor Elfo. Si parte per la prossima consegna. A dopo, Holly! A dopo, Ben! Papà, oggi hai molto da fare. Sono il re Cardo. Ho sempre da fare. Oggi ho un mucchio di impegni importanti. Ma adesso non stai lavorando. Oh, sì, mi alleno a stare qui seduto senza addormentarmi. Questo non è lavoro. Per un re è lavoro. E non è facile come sembra. Oh, e cos'altro deve fare un re? Deve fare discorsi, stringere mani e anche salutare molto. Sembra divertente. Oggi posso aiutarti nel tuo lavoro? Ma certo, Holly. Oh, fantastico. Auto magica, partiamo! Dunque, il primo compito di un re è agitare la mano. È un po' noioso, ma è importante. Guardate! Arriva il re! Salve, vostra maestà! Ciao! È la principessa Holly! Ciao, Holly! È divertente! Sì, un bel saluto fa miracoli, sul serio! Dove andiamo adesso? Tata Susina, oggi qual è la prima cosa che dobbiamo fare? Dovete varare la nuova nave degli elfi, vostra maestà. Che cosa significa? Non capisco. Te lo mostro. La principessa Holly e re Cardo. Urrà! Urrà! Ora devo fare un discorso. Complimenti, elfi, siete stati bravi. Questa è davvero una splendida nave. Cosa ci serve? Una goccia di rugiada presa da una ragnatela. Guarda, una goccia di rugiada. Fermati, Holly. Non è una buona idea mettersi a volare vicino a Madama Ragno. Perché, Tata? Il battito delle nostre ali è simile a quello delle mosche e a lei piace molto mangiare le mosche. Cosa? Mangiare le mosche? Sì, è questo che mangiano i ragni. A te piace il gelato e ai ragni piacciono le mosche. E infatti hanno un alito piuttosto puzzolente. Mi scusi se la disturbo, Madama Ragno. Ci permetterebbe di raccogliere una goccia di rugiada dalla sua meravigliosa ragnatela? Ci serve per preparare una medicina per il re. Madama Ragno ha appena detto sì. Allora vado a prenderla io, Tata. Gli elfi sono bravi ad arrampicarsi e io sono un elfo. Urrà! Ben fatto. E adesso ci serve la bava di lumaca. Guardate, è una lumaca! Holly, perché non provi a chiederglielo tu questa volta? Però dovrai alzare un pochino la voce, perché purtroppo le lumache non ci sentono tanto bene. Come mai non sentono bene? Perché loro non hanno le orecchie. Tata, non possiamo raccogliere un po' di bava dal terreno? Non puoi andare in giro a raccogliere la bava di qualcun altro senza chiedergli il permesso. Non sarebbe corretto. Buongiorno, signora lumaca. Più forte! Buongiorno! Il mio papà, il
tutti a bordo! Prima fermata, livello 1, la stanza dei computer! Attenti, tenetevi forte! Oh! Livello 1, la stanza dei computer! Un vero spasso! Oh, il mio stomaco è tutto sottosopra! È bello, non è vero? E pensa che sarà anche meglio la prossima volta! Cosa vuol dire che sarà meglio? Lo vedrai! Seguitemi! Qui è dove decidiamo l'aspetto finale che devono avere i giocattoli! Quindi non li fate così come vi vengono! Oh no, no, no! I giocattoli sono progettati in ogni piccolo dettaglio! Niente mai lasciato al caso! Però è un lavoro un po' troppo duro per me. Noi elfi siamo molto fieri della nostra precisione. Vedete? Qui è dove scegliamo i colori. Quella lì è la bambola per Babbo Natale. Sì, ora per farvi un esempio, se voglio posso cambiare il colore del vestito della bambola. Da rosso farlo diventare blu. Vestito blu. Ora tutti quanti in fabbrica sapranno che devono dipingere il vestito di blu. Ma Babbo Natale non voleva che fosse rosso! Certo che sì, principessa Holly. Questo era solamente un esempio. Tutti a bordo! Prossima fermata, la fabbrica degli elfi! Oh, ma non dobbiamo scendere ancora, vero? Eh sì, Tata. La fabbrica è molto più in basso. Bisogna scendere alle radici dell'albero. Quanto più in basso? Molto più in basso! Oh! Tutti a bordo! Non mi sembra che stiamo scendendo poi molto. Oh, aspetta, Holly! Prossima fermata! Che vi dicevo, non è per niente spaventosa, solo un po' puzzolente. Cosa hai detto? Non toccate niente, bambini! Perché non possiamo toccare? Perché è tutto sporco! Cosa hai detto? Non preoccuparti, cara! Volevo solo mostrare ai bambini il modo in cui vive una vera strega! Oh, sì, capisco! Volete un po' di latte di topo o dei dolci ai vermi? No, la ringrazio molto, signora strega! Ma abbiamo già mangiato! Mi scusi, signora? Possiamo farle qualche domanda riguardo all'essere una strega? Ma certo! Tutte quelle che volete! Lei è brava a fare le magie? Beh, non mi piace fare magie di questi tempi perché... Che ti dicevo? Le streghe non sono brave con la magia, infatti non la usano mai! Cosa hai detto? Signora strega, se di questi tempi non fa più incantesimi, che cos'è che fa allora? Sono in pensione! Quindi lei non dà più la caccia agli elfi o alle fate, vero? Oh, certo che no! Sentite, le streghe non fanno assolutamente niente, hanno solo un cattivo odore e preparano dei dolci orripilanti. Cosa? E per quanto riguarda la magia, sono del tutto innocue. Non saprebbero fare un semplice incantesimo di trasformazione? Certo che lo so fare! Allora perché non cambi questa orribile tappezzeria? Cosa? O rendi questa poltrona più comoda? Smettila subito, Tata! Prepara ottimi dolci! Fa molta attenzione, ti avviso! E ora rifatti il guardaroba! Se provi a cambiare anche solo un'altra cosa... Che brutto trucco! Mi dispiace aver dovuto congelare Tata Susina. È stata molto maleducata con me. Non aveva intenzione di essere maleducata. Mi deve credere, signora strega. Forse no, però lo è stata. Di-da-di! Oh, chissà che cosa vogliono. Come al solito, suonano il campanello, mi fanno venire qui e poi se ne vanno. Tata Susina! Chi è? Siamo qui! Oh! Perché siete così piccolini? Ecco, Daisy e Poppy ci hanno fatto un incantesimo! Non mi sembrava tanto difficile occuparsi di Daisy e Poppy, bastava giocare insieme a loro! Noi ci abbiamo provato, Tata Susina, ma purtroppo è andato tutto storto! Il giocattolo che a loro piace di più è una bambolina di pezza, allora dove può essere?
Oh, Daisy e Poppy, dove avete messo la vostra bambolina? La nostra bambolina! Ciao, sono Bambola Susina. Bambola Susina, dolce piccolina, cambiami il pannolino. Oh no, hanno trasformato la tata in una bambola. Bambola Susina, dolce piccolina, dammi da mangiare. Siamo nei guai! Che cosa facciamo ora? Dobbiamo chiedere aiuto! Andiamo a chiamare la mia mamma! Lei saprà di certo cosa fare! Questa è una grande idea, Ben! È molto pesante! Proviamo tutti insieme! Tirate! Pronto? Qui è la signora Elfo. Mamma, sono io, Ben! Oh, Ben! La tua voce è diversa. Sì! Infatti abbiamo bisogno di aiuto! Per favore, vieni in fretta! D'accordo! Ha detto che viene subito! Tata! Convoca la banda degli Elfi! Sì, Vostra Maestà. Ecco a voi, la banda degli Elfi al vostro servizio, maestà. Vecchio saggio, stasera verranno a trovarci delle persone molto importanti. Il re e la regina Calendula. Sono terribilmente noiosi e anche molto snob. E vogliono sentire musica elfica. Vi siete esercitati? No, vostra maestà. Voi stesso ci avete dato l'ordine di non suonare mai più. Capisco. Ma ora ho cambiato idea! Oh, per noi è un onore, vostra maestà! 1, 2, 3, 4... Umpa! 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 Non è così male! È stato orrendo! A me è piaciuto molto. A te potrà anche piacere, ma sono certa che non piacerà affatto al re e alla regina Calendula. Posso darvi un suggerimento, vostra maestà? Quale, tata Susina? La principessa Holly potrebbe suonare il suo flauto per gli ospiti. Sì, la tata mi ha insegnato, mamma. E Holly si è esercitata moltissimo. Ma che incantevole melodia! Piacerà molto al re e alla regina Calendula! C'è un piccolo problema. Tu hai promesso musica elfica e la nostra Holly non è un elfo. Potrei farle crescere delle orecchie da elfo. Gastone dice che ci daranno un passaggio. Wow! Hi-ha! Decolla, decolla! Deve essere qui che vive la formica regina. Oh! Oh! È quella la regina? Sì, credo. Davvero molto grande. Gastone, puoi tradurre quello che dico, per favore? Salute a voi, vostra formichezza. Io mi chiamo Tata Susina. E io mi chiamo Holly. Sono una graziosa principessa delle fate. Io sono il signor Elfo. E io sono la signora Elfo. E io sono Ben l'Elfo. E noi siamo Elfi! E voi avete il mio corno. E lì c'è la mia bacchetta. Ecco il pianoforte del re! E il nostro televisore! E il mio cestino da picnic magico! Gastone, chiedi se possiamo riavere la nostra roba. Quello vuol dire no! E perché non vuole renderci le nostre cose, tata? Glielo chiedo subito.
A che cosa vi serve questa roba che avete preso? Dice che le formiche la mangiano, anche se il suo sapore è orribile. Non riesco a capire. Perché la mangiano se la trovano orribile? Questi sono oggetti, non cibo. Dice che di solito prendevano il cibo che la gente grande avanzava durante i picnic. Deve essere sepolto sotto il fiore viola! Ah, molto bene, i miei complimenti! Avanti, Ben! Scaviamo per cercare il tesoro! Certo! Gli elfi sono imbattibili a scavare! E noi siamo elfi! Scavo, 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 scaviam tutti insieme! Scavo, 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 scaviam... Oh! Che cos'è? Un'altra mappa! È giusto! Non si può certo trovare un tesoro con un solo indizio! Perché no? Perché non sarebbe divertente, mia piccola sirena! Oh. La X è segnata sulla tana di Gastone! Andiamo! Ciao, Gastone! Siamo qui perché potrebbe esserci un tesoro dei pirati dentro la tua tana! Pensate che un tempo vivevo qui molte lune or sono, probabilmente prima che tu nascessi, Gastone. Mi piace come hai sistemato questo posto. Signor Barbarossa, che cosa dice l'indovinello? Ah, sì, l'indovinello. Sono ricoperto di pallini e sotto il materasso troverete l'indizio che condurrà il vostro passo. Ricoperto di pallini? Che cosa sarà? Gastone ha molti pallini sulla sua schiena. E quindi nell'indovinello si parla del suo materasso. C'è un'altra mappa! La X indica il piccolo castello! Impossibile! Ho spolverato ogni più piccolo angolo del castello, ma non c'era nessun indizio. Forse è ben nascosto, mio dolce tesoro. Tutti al piccolo! E adesso un buon dolce! Urrà! Della gelatina magica! Ah, Tata Susina, ti prego non farne troppa questa volta! Non ci ricoprire di gelatina come l'anno passato! Cos'è successo? Holly, Daisy e Poppy mi aiutano sempre a preparare il dolce! Ma l'anno scorso ne abbiamo fatto troppo e abbiamo... ricoperto tutto quanto il regno di gelatina! Me lo ricordo! L'inondazione di gelatina! Siete stati voi? Sì! Siamo proprio state noi! Devo ammettere che l'ho trovato spettacolare! Ma non succederà un'altra volta! Vero, Tata Susina? Non deve preoccuparsi, Vostra Maestà! Abbiamo provato una nuova formula magica che riduce le dosi! Seguitemi, ragazze! Posso aiutare anch'io? Certo, Ben! Bambini, ripetete dopo di me! Cestino magico per cortesia, gelatina, gelatina, ma che troppa non sia! Cestino magico per cortesia, gelatina, gelatina, ma che troppa non sia! Urrà! Oh! È troppo poca ora! Le coppe sono un po' piccole, vero? Sì, ce ne serve ancora! D'accordo, allora proviamo così! Cestino, cestino, di più, di più, di più! Cestino, cestino, di più, di più, di più! Ottimo! Per un momento ho temuto che avremmo dovuto affrontare un'altra inondazione di gelatina. Inondazione, inondazione di gelatina! Inondazione! Tata, adesso c'è troppa gelatina! Fermala, Tata! Te lo chiedo per piacere, gelatina magica! Sparisci subito, fai il tuo dovere! Tata, prova un'altra formula magica! Oramai mi resta solo la formula... Fatemi pensare, come dice ciao una coccinella? Guardate, la porta si è aperta! Sarà meglio dare un'occhiata dentro. Gastone qui non c'è! Chissà dove se n'è andato, solo è triste!
Bleh, non c'è da stupirsi che sia triste. Chi può essere felice in un posto così disordinato e puzzolente? Al lavoro, ripuliamo questa tana prima che Gastone sia di ritorno. Sì, facciamogli una bella sorpresa. Così finalmente Gastone sarà di nuovo felice. Ci serve l'occorrente per le pulizie. All'istante apparire Paccio, Piumino secchio e anche uno straccio. Olly, tu togli le ragnatele. Sì, Tata Susina. Ben, tu pulisci il pavimento. Sì, Tata Susina. E io mi occuperò della cuccia. Ma questa cuccia è sudicia! E guarda qui quante cose! Cibo stantio, fumetti, lecca-lecca, calzini sporchi! Blah. Fai apparire, io ti invito, un letto nuovo, soffice e pulito. Ottimo! E adesso un'ultima ritoccatina e abbiamo finito! Oh! Sta tornando! Guarda che cappello enorme! Ecco, è Ben! Io l'ho, senza volerlo, trasformato in un cappello, Tata! Principessa Olly, devi esercitarti di più con la bacchetta proprio per questo! Infatti io mi stavo esercitando, però è andato tutto per il verso sbagliato! Allora immagino che tu l'abbia agitata in questo modo! Ho cercato di agitarla nel modo giusto, ma questa bacchetta non va affatto bene! Calmati ora, una brava fata non dà la colpa alla bacchetta. Sì, Tata Susina. Lascerò che Ben resti un cappello, così imparerai la lezione. Ti prego, fa tornare Ben, Tata. Temo proprio che non gli piaccia essere un cappello. Va bene, allora. Guarda e impara. Din don den! Cappello diventa Ben! Che cosa è successo? Qualcosa deve essere andato storto, ma Tata Susina è venuta subito ad aiutarci! Grazie, Tata Susina! È stato un piacere. Ascolta, Olly, la prossima volta muovi la bacchetta delicatamente. Sì, Tata Susina. Scusami, Ben, ti sei spaventato? Io sono un elfo! E gli elfi non si spaventano proprio mai! Bene, in questo caso posso provare di nuovo! Magari più tardi! Ci vediamo! Ciao, Ben! Di di dam di dam di dam di du! Di di dam dam di dam di du! Principessina Olly, ma che cos'hai dimenticato? La tua bacchetta, dov'è? Si può sapere? Oh, non credo di averla con me. Non l'avrai per caso persa, Olly. Oh, ci sono! L'ho dimenticata sul... Ci siamo fermati? No, no! La molla deve essere ricaricata! Aspetta, Olly! Ti do una mano io! Oh, buongiorno! Qualcuno mi può portare un uovo? Adesso! Oh, mamma mia! Tata Susina? Ti avevo detto di non fare apparire una gallina. Ma non l'ho fatta apparire io. Tata, tu sai parlare la sua lingua? Certo, Vostra Maestà. Allora, che cosa ha detto? La signora gallina dice...
Oh! Guardate, laggiù c'è la nostra gallina! Fa' attenzione, Tata Susina! Quello è un animale estremamente pericoloso! Ma non dire sciocchezze! È soltanto una gallina! La gallina ha deposto un uovo! Urrà! Urrà! Che bello! E il servizio è anche migliore di quello degli elfi! Eh? Cosa? Tata Susina, puoi chiedere alla signora gallina di deporre un uovo per la mia colazione di domani? Naturalmente, vostra maestà. Oh, Barnaby, Ben, avete visto le ragazze? I gattini sono Ollie e Fiore. E gli uccellini sono le gemelle. Cosa? Daisy e Poppy hanno voluto fare un po' di pratica con la magia. Oh, capisco. E chi sono tutti quei conigli? Quelli sono gli elfi. Perfetto. Devo sistemare un po' di cose. Correte via, gattini, tornate qui, fatine. Saltellate via, coniglietti, tornate qui, elfi. Volate via, uccellini, tornate qui, gemelli. Ollie? Sbaglio, avresti dovuto badare alle tue sorelline. Ma tata, le gemelle sono davvero impossibili. Sono proprio delle piccole pesti. Beh, non è successo niente di grave. Niente di grave? Ci hanno trasformate in conigli! Lo so, sono molto colpita. ma... Le piccole stanno diventando brave con la magia. Rana Ranocchia! Date subito a me queste bacchette. Per oggi ne abbiamo avuto abbastanza di magia. Ma tata Susina, non possiamo lasciare che rimanga una rana. Non possiamo? No, immagino di no. E va bene, Ollie. Falla tornare come prima. Salta via rana, riappari tata. Buonanotte, piccole mie. Dormite bene. Oh, si sono addormentate in un attimo. Hanno avuto una giornata intensa, vostra maestà. Immagino che giocare con i tuoi amici più grandi le abbia stancate molto, Ollie. Sì, mammina. È andata proprio così. Chissà quali dolci sogni innocenti staranno facendo. Tigre, tigre, drago, dragoni.